Ciao a tutti, io sono Max e benvenuto a questo nuovo video. Siamo arrivati ormai al secondo capitolo della saga Babbo Natale è arrivato in città e in questo tutorial tratteremo come fare le candele per Natale. Quindi, qui ho già raccolto delle vecchie candele che non uso più, non so se riuscite a vederle, sono intere, un po' rovinate, quindi non ce ne possiamo fare niente. Però io cosa farò? Le spezzetterò, le metterò a bagnomaria e con quello farò delle candele nuove. La padella non si vede per fare il procedimento perché è in un'altra stanza, così non voglio affumicare perché ci sarà un po' di odore. Quindi, perché c'è tempo in chiacchiere, me ne vado subito a preparare le candele e a mettere tutto a bagnomaria, così possiamo proseguire. Ci vediamo dopo! Allora, la cera ha finito di bollire, adesso è sciolta e la verso in questi due bicchieri che diventeranno le famose candele che avevo detto. Per proteggere il panno userò una tavola di legno, così anche se cade la cera cade sul legno e non sul panno. Bene, adesso vado a prendere la cera e ci vediamo tra poco. Ed ecco qua, questa è la cera. Adesso piano piano nei bicchieri dove ho aggiunto uno stoppino. Così avremo anche dove accenderla. Ecco. Qui è collata la cera perché la padella è padella, però adesso appena è secca la pulisco. Qui ho fatto bene a mettere la protezione, se no sarebbe finita sul panno. Praticamente adesso queste due candele le lasciamo raffreddare. Una volta raffreddate farò una piccola decorazione natalizia. Bene, ed ecco qui le candele pronte. Per quanto riguarda la decorazione mi era stato suggerito questo prodotto qui che si chiamano Windows Color. Sono dei colori che si applicano al vetro. Io ho scelto il bianco e il giallo che fa molto Natale, così va in pandan con il giallo della candela. Si attaccano al vetro delle finestre normalmente. Io ho ripulito la candela con alcol in modo che il vetro del bicchiere sia perfetto. Provo a fare la decorazione con questo. Cominciamo. Per prima cosa ho pensato un bel alberello stilizzato, così è carino. Adesso con il colore giallo faccio qualche inserto tipo pallina di Natale sull'albero, vediamo cosa succede. In teoria non dovrebbe succedere niente di brutto, però. Ecco, direi che così non è male, no? Come risultato. Questo giallo qua sopra è un po' sbavato, ma potrebbe essere il puntale. Vediamo, un po' di fantasia. Adesso questa la lascio un secondo ad asciugare e mi dedico all'altra candela. Poi abbiamo anche altri lati dove lavorare. Ed ecco qua il secondo disegno. Cosa c'è di più natalizio di una chiesetta con una nevicata natalizia? Adesso torniamo alla prima candela. Dall'altro lato, sempre stando attenti a non toccare il colore, perché sì, è un po' asciutto, però non tantissimo. Vediamo cosa ci possiamo fare. Beh, ho il giallo. Cosa c'è di più natalizio di una bella stella cometa? Ed ecco qua, non è proprio Picasso, ma è un bicchiere, quindi un po' rende la decorazione. Sul terzo lato, quello che rimane aperto, io ci farei il classico fiocco di neve. Vediamo se mi riesce a fare. Oh, bring us a figgy pudding.
ed ecco qua. Dio, non è bellissimo, non sarà mai un'opera d'arte, meglio che niente. E questa adesso la mettiamo qua ad asciugare. Su questo lato farò delle palle di Natale, qualcuna gialla. Qualcuna bianca, e cercherò di fare di sembrare che siano unite da un nastro di dischi. Però non so come fare, quindi ricorrerò un attimo alla magia del Natale e farò comparire il colore per le carne, no? Ed eccolo qua, magicamente, non so se è un verde, sembra più un azzurro, ma proviamo, tanto l'importante è il risultato, no? Ed ecco qua, come sempre, non è Picasso, non pretendiamo troppo, però due lati li ho riempito. Adesso vediamo come fare per il terzo lato della candela. Direi che a questo punto possiamo fare il solito fiocco di neve, però stavolta lo facciamo giallo invece che bianco, quindi tanto per variare un po'. Bene, ed ecco qui la stella. Oh, la qualità artistica è quella che è. Comunque questo qui è solo un'idea per come fare. Poi chiaramente, se siete più bravi di me, ben venga, che discorsi. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, se vi va iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Un saluto al vostro Max, Maxi Max, persona natalizia. Buona festa.